Volvo XC40, l'urban SUV dal design scandinavo, sempre connessa, soprattutto con te. Guidala con Care by Volvo. Siamo ospiti del primo cittadino che apre le porte della casa comunale di Baldissero Canavese. Abbiamo l'onore di intervistare il sindaco Luigi Ferrero Vercelli, che ci spiega un po' Baldissero, che comune è, quanti abitanti fa, insomma un po' di storia. Baldissero è un comune di 550 anime, immerso nel verde, comune tranquillo dove almeno secondo me l'essenziale c'è una farmacia, c'è dispensario farmaceutico, c'è una fontanella per ridurre anche il problema attuale delle bottiglie di plastica. Cerchiamo di fare il possibile per non far andare via la gente, anzi ultimamente è uno dei pochi comuni del Canavese dove si è incrementato i residenti di poco, ma si sono incrementati invece di diminuire. Beh, d'altronde un paese a misura d'uomo sicuramente regala una qualità di vita diversa rispetto a quella della città, della grande città. Sì, siamo fuori dai grossi centri urbani, però nello stesso tempo non siamo lontanissimi da Iurea, da Castellamonte, i mezzi di trasporto ci sono, si riesce a conciliare le due cose e col tempo stare tranquilli, ecco. Diciamo che siamo su una via comoda per magari qualche itinerario turistico, visto che stiamo ai piedi della Val Chiusella, quindi diciamo che trekking e attività di montagna qua si sposano perfettamente. Sì, la domenica mattina la piazza è piena di ciclisti che fanno campo base qua, poi vanno in giro, o se no anche solo sui Monti Pelati, che è la riserva naturale dei Monti Pelati che abbiamo qua a Baldissero in collaborazione con gli altri due comuni che sono Castellamonte e Vidracco. È una cosa un po' particolare. Ecco, il nome Monte Pelati è curioso, ma perché si chiamano Pelati? Adesso non più tanto, ma quando io ero ragazzino i Monti Pelati erano proprio brulli. Tolte quattro piante di betulle era tutto brullo. E poi c'era c'era un'attività di miniera, difatti ci sono tre gallerie e mi ricordo che trovavo, quando andavo a fare le passeggiate lì, trovavo ancora picconi, badili e mio padre mi raccontava che c'erano le rotaie con i vagoni e la gente del posto andava a lavorare lì e i giovani gli portavano da mangiare a mezzogiorno. Che quindi non sono più, non dico visitabili, però non sono più accessibili? No, le hanno chiuse per, chiaramente per pericolosità e una forse, adesso io non sono mai più andato, ma una forse si vede ancora qualcosa ma non si può più entrare. No? Beh, però Baldissero vanta anche un'attività intensa durante l'anno perché avete anche un calendario di attività in quale vi aiuta la Proloco. Sì, sicuramente ci aiuta la Proloco, d'altra parte io arrivo dalla Proloco, quindi l'ho fatto per tanti anni, continuo a farlo anche adesso e hanno gli eventi li svolge la Proloco, ecco. Con la collaborazione del Comune, ma li svolge la Proloco. Ecco, lei da quanto tempo sindaco in carica? È il secondo mandato, che sto per finire un altro anno. Previsioni per il futuro, eventualmente qualche progetto che possa riguardare, sempre se possiamo chiedere e lei può fornirci di queste informazioni. Siamo un po' curiosi. Ma adesso, come ripeto, in collaborazione con la Proloco si cercherà di fare il prossimo anno ampliare il salone della Proloco che è un po' striminzito e con la loro collaborazione stiamo valutando il fatto di riuscire a fare un salone unico invece che adesso ci sono due saloni che mettono un po' a disagio le persone che vengono a seguirci. Così un salone unico si potrebbe fare un teatro, qualsiasi cosa e rimane più e avere un'attrattiva maggiore, certo. Perché tra l'altro questa festa che dura 10 giorni richiama moltissime persone. Sì, no, gente ne viene da tutte le parti, anche perché la Proloco ha un menù mica non da poco, non solo le quattro cose, ma adesso non so dirle di preciso, ma menù tipicamente piemontese. Sì, ma almeno una trentina di voci nel menù ci sono, quindi non è che adesso non la voglio mettere in difficoltà, ma io chiederei già il menù. Adesso non me lo ricordo, ma si va
dalle classiche costine, le lumache, le rane, la tagliata, poi ci sono decine di antipasti, dolci. Vabbè, ho già fame. Grazie mille, e adesso vediamo, abbiamo anche l'aiuto di uno storico di Baldiseo che ci racconterà più nello specifico qualche piccola curiosità e qualche cenno molto più approfondito. Grazie sindaco, buon lavoro e alla prossima. Grazie anche a voi, e parlate con lo storico che è al corrente di tutto. Volvix C40, l'urban SUV dal design scandinavo, sempre connessa, soprattutto con te. Guidala con care by Volvo. Ciao, sono Placido e vi racconto qualche fatto, diciamo, che riguarda questo piccolo paese nel quale abito da qualche anno, dal 1985. Questo paese ha un nome non già diffuso in Piemonte, ci sono altri casi di Baldiseo e, diciamo, le spiegazioni vogliono attribuire appunto questo nome a una presenza di un baluardo, di una fortificazione. Alcuni studiosi, tra cui il Serra, propongono anche di identificare questo nome come il nome Baldesid, che sarebbe una sorta di nome di persona che è stato poi lasciato all'intero villaggio. Il villaggio ha come documenti antichi alcuni atti che risalgono al XII secolo e menzionano alcuni personaggi importanti che abitavano in questo paese. Il nome latino è Baldisetus, comunque molto vicino al nome attuale. Altri documenti un po' più tardi menzionano il nome del paese con già la presenza, diciamo, della pronuncia dialettale che attualmente ancora usiamo, Bauser, in qualche modo viene richiamato nella terminologia. Questo piccolo paese ospita alcuni edifici molto, molto antichi. Il più antico è il castello. E la cappella di Vespiolla, che si trova nei prati al di sotto dei Monti Pelati. Il castello, ovviamente, per come lo si vede adesso, si presenta come una reggia, una villa dove è piacevole abitare, ma probabilmente all'origine della sua storia si presentava come una fortezza, magari molto semplice, come una cinta muraria e una torre. I documenti che lo riguardano sono anche questi del XII secolo, e si menziona la presenza appunto di un castrum con una cappella, una chiesa. Ancora adesso abbiamo la chiesa dell'Arcangelo Michele conservata appunto all'interno della struttura del castello. Insieme al castello si trovava la cappella di Vespiolla, che è appunto un edificio presente ancora, collocato nella pianura tra Baldiseo e Castellamonte, che ricoprì il ruolo di pievania, il luogo sacro che era di riferimento per tutti gli abitanti della zona e per tutte le varie comunità locali sparse appunto nel territorio. Paesi importanti come Castellamonte si rivolgevano a Vespiolla per i sacramenti più importanti. Il territorio, diciamo, di questa pievania si estendeva verso l'Orco e faceva parte, insieme ad altre, appunto, delle comunità ecclesiastiche presenti appunto all'interno della diocesi di Ivrea.
Questo edificio di cui vi parlo, questa cappella di Vespiolla, conserva degli affreschi che sono datati nella seconda metà del 1400. I temi, diciamo, rappresentati sono quelli più tradizionali. Nell'Arcosanto troviamo l'Annunciazione con la Vergine e l'Arcangelo, e poi abbiamo la rappresentazione di un giovane uomo che è presentato con i raggi rappresentano il fatto che era probabilmente considerato santo, anche se la Chiesa ancora non aveva ufficializzato la sua beatitudine. Infatti, rispetto alla data di morte di questo personaggio, ci vogliono ancora altri secoli prima che effettivamente la Chiesa ufficializzi la beatitudine del beato Bernardo di Baden, che tra l'altro è il patrono di Moncalieri. La presenza di questo beato dà un pochino la fissa cronologicamente la datazione di questi affreschi. Nella parte invece che si trova nel catino absidale, troviamo la rappresentazione dei dodici apostoli e il tetramorfo, cioè la rappresentazione dei quattro evangelisti nella calotta appunto dell'abside. È difficile dare un'attribuzione ad un pittore. Le scuole pittoriche che in Canavese appunto sono le più diffuse, sono appunto quelle di Giacomino d'Ivrea e di altri pittori come Domenico della Marca d'Ancona. Per quanto riguarda Ivrea, è molto probabile che si tratti di un pittore cresciuto e formatosi alla scuola di questo Giacomino d'Ivrea, non probabilmente lo stesso Giacomino d'Ivrea, che è appunto il pittore più illustre e presente anche altrove. Nel territorio comunale di Baldissero, appunto, troviamo questo castello, come vi dicevo prima, che ha perso, diciamo, il ruolo di fortezza militare, e troviamo anche appunto una parrocchiale. La parrocchiale di Baldissero è un edificio che risale al 1816, costruita appunto su questo pianoro, ed è stata costruita per volontà dei cittadini che ritenevano che il vecchio edificio fosse effettivamente troppo angusto e non particolarmente adatto alla comunità. Si decise di costruire nuovamente questo edificio e non di adattare, ci fu una sorta di consultazione. I documenti conservati in chiesa e in diocesi evidenziano il fatto che ci fosse una volontà del paese di abbandonare il vecchio edificio, che era un po' anche considerato pericolante, e costruirne uno nuovo più adatto. Probabilmente la chiesa che precedeva quella attuale risale intorno al XV secolo ed era collocata più in basso. Fortunatamente abbiamo trovato le carte napoleoniche che ci mostrano la collocazione precedente della chiesa, appunto, che precede quella che attualmente noi vediamo su questo pianoro. La chiesa è dedicata a San Martino e al Santissimo Nome di Maria. È stata appunto terminata nel 1816, i lavori durarono circa 2 anni e probabilmente proseguirono anche dopo, diciamo, la consacrazione, completando i decori interni e la scalinata del sagrato. All'interno di questa parrocchiale troviamo vari affreschi, e alcuni nomi sono abbastanza celebri, diciamo, nel panorama pittorico dell'Ottocento canavesano. Appunto, si parla di affreschi di Francesco Augero,
pittore appunto nativo di Verolengo, che ha lasciato diverse opere appunto in canavese e anche a Baldissero, anche a Baldissero stesso. Volvix C40, l'urban SUV dal design scandinavo, sempre connessa, soprattutto con te. Guidala con Care by Volvo. Grazie Chiara e Chiara Ferrero Vercelli, la presidente della Proloco di Baldissero Canavese. Un paese piccolo, dicevamo, ma veramente attivo con tutte le vostre attività. Puoi spiegare ai nostri amici a casa qual è il vostro calendario che si sviluppa in tutto l'anno? Sì, abbiamo delle attività che facciamo regolarmente tutti gli anni. Iniziamo a febbraio con la distribuzione dei fagioli grassi e a maggio abbiamo la festa dell'Ascensione, che è la nostra festa più grande, che dura 10 giorni. E durante l'estate ci sono stati alcuni anni che abbiamo fatto estate ragazzi, invece è un paio d'anni che questa attività non viene più proposta perché i ragazzi del paese sono cresciuti e quindi non partecipano più. E poi facciamo a novembre la cena della Bagna Cauda e la festa di San Martino, che è una castagnata, mentre a dicembre facciamo un pranzo in compagnia degli anziani del paese aspettando Natale, e poi la vigilia di Natale c'è Babbo Natale che ci accompagna in giro per il paese a trovare i bimbi dai 3 ai 10 anni e porta un pensierino ad ognuno di loro. Ecco, molto bene, un'attività veramente intensa, però mi incuriosiscono questi 10 giorni, che capita di tutto e di più. Che cosa sono gli eventi che contraddistinguono Baldissero in questi 10 giorni? Cosa avete organizzato? Sì, abbiamo per tutti i 10 giorni un padiglione gastronomico in cui vengono proposti diversi pasti, primi, secondi alla griglia, e dolci vari con tanto vino, birra e bibite. E poi in contemporanea abbiamo un altro padiglione in cui il fine settimana si balla ballo liscio, il venerdì sera di solito facciamo latinoamericano e durante la settimana facciamo attività varie, dal teatro alla banda che suona, dipende un po' dagli anni che cosa ci propongono. Ecco, avete un sito, immagino, della Proloco su cui trovare un calendario? Sì, www.prolocobaldissero.it, lì mettiamo tutte le attività che facciamo e abbiamo anche la pagina Facebook. Molto bene, quindi non resta che mettere un like, un mi piace e seguire naturalmente gli eventi. Per invece chiudere il cerchio su Baldissero, anche a livello sportivo voi avete un qualcosina, vero? Sì, abbiamo 2 squadre di calcio ad 11, sono entrambe iscritte al CSI di Ivrea e di Torino. L'anno scorso sono andati benissimo, speriamo che quest'anno facciano la stessa cosa o migliorino addirittura, speriamo. Hanno cominciato adesso gli allenamenti, le prime partite, vedremo durante l'anno come procede. Beh, tanti eventi richiedono tanto impegno e quindi anche un impiego di tante persone. Quante persone fanno parte della Proloco? Allora, all'interno del direttivo siamo in 15 e poi c'è un rappresentante del comune che però non ha diritto di voto. Diciamo che durante le attività abbiamo tantissimi volontari che ci aiutano, soprattutto alla festa dell'Ascensione. Ecco, da quanti anni è attiva la Proloco? Dal 92 è Proloco, mentre prima era ERCB, Ente Ricreativo Baldissero Canavese. Quindi avete ancora anche qualche elemento che risale, diciamo, alla fondazione che tuttora oggi è volontaria? Assolutamente sì. Ci sono un paio di componenti del direttivo che anni e anni che sono all'interno, e questo è importante perché ci aiutano negli eventi con la loro esperienza. Molto bene. Chiara, io ti ringrazio, grazie per l'ospitalità. Non ci resta ovviamente che invitare tutti i telespettatori a casa a collegarsi sulle pagine, sui canali social e sul sito della Proloco di Baldissero Canavese per seguire gli eventi. Grazie a voi. Volvix C40, l'urban SUV dal design scandinavo, sempre connessa, soprattutto con te. Guidala con Care by Volvo.